Allora, lo sposalizio benedetto di Costanzo e Brancaleone Doria trae le sue origini da un fatto storico, il matrimonio tra la figlia di Federico Chiaramonte e il nobile genovese Brancaleone Doria del 1311. Ma questo dato storico diventa per noi un motivo di tradizione, in quanto si riteneva Siculiana un luogo propizio ai matrimoni e alle unioni. E quindi i matrimoni e le unioni a Siculiana erano benedetti dalla provvidenza. Da questo dato storico si è sviluppato poi un racconto che è andato a riqualificare e a rigenerare dei luoghi abbandonati di Siculiana, facendone luoghi di arte, di cultura e di bellezza. Grazie anche all'artista Rosaria Costa che ha curato la parte artistica. Si tratta di un museo diffuso che racconta la storia di Brancaleone e di Costanza Chiaramonte, un matrimonio avvenuto nel 1311 che è alla base della nostra storia. Città degli Sposi nasce proprio da questo amore, da questa unione. E allora l'abbiamo voluta, come dire, raccontare attraverso l'arte. E attraverso l'arte è il modo che abbiamo utilizzato per riqualificare un centro storico che mantiene caratteristiche molto importanti e interessanti e quindi merita sia di essere valorizzato, che è quello che cerchiamo di fare, sia di essere anche, come dire, offerto come palcoscenico per un turismo esperienziale. Il museo diffuso è un'idea su cui lavoriamo da tempo, realizzate le opere da Mariano Brusca e Salvo Scherma e tratte dalle illustrazioni di Rosaria Costa. È un progetto ambizioso che restituisce comunque al centro storico, come dire, una vivibilità nuova, diversa. Consideriamo che da tempo lavoriamo per un turismo, per un turismo che coniughi il mare col centro storico. Questo sicuramente rientra tra questa, come dire, idea che abbiamo per una Siculiana che ha mare, centro storico e bellezze naturali che vanno comunque messe in rete, è quello che stiamo facendo. Il Museo Diffuso diventa, come dicevi tu, un'attrattiva in più.